nasce nel periodo più brutto della mia vita, dove io non avevo minimamente motivi per ridere, né tantomeno motivi per far ridere qualcun altro, cioè non me l'aspettavo minimamente. Quindi ero al mio nono mese di disoccupazione, poi partorito, sei qua che potessero parlare. Non me l'aspettavo minimamente perché ero nel salotto di casa mia, ero lì al computer, vabbè. Ero con Snapchat, io sono un grandissimo fan di Snapchat, che è questa applicazione molto molto famosa in America, in Italia non ha una grandissima diffusione, ma ero lì e vedevo un sacco di persone in America che lo utilizzavano e ho detto vabbè, adesso proviamo a far parlare qualcosa. Così per caso ho iniziato a far parlare i quadri. Ne ho pubblicati due sul mio profilo personale, dopodiché una ragazza, io non conoscevo, conosciuta su Twitter così per caso, e mi fa: guarda, se io studio storia dell'arte all'università, secondo me è un'idea geniale, dovresti fare una pagina. Io ho detto vabbè, dal mio profilo ho fatto questa pagina, se non mettere questi primi due quadri, cioè i primi due in assoluto sono stati la dama con l'ermellino che dice appena schiatta mi faccio una pelliccia, che dico fermate, e il bacio di Hayez che dice gestamente troppa lingua cinese. Sono i primi due in assoluto, e ad oggi, e sono passati, è passato veramente tanto tempo perché sono passati più di 3 anni, io non ho mai, ne dico mai, invitato qualcuno a diventare fan della mia pagina. Ricordo però che dopo aver pubblicato la pagina, nel giro di 24 ore i fan erano diventati 1000, e io ero impazzito, ho detto no, vabbè, incredibile, questa cosa è veramente assurda, 1000 persone per me erano tantissime. Dopo 2 giorni erano diventate 30.000, dopo 3 giorni erano diventate 50.000, in 28 giorni sono diventate 500.000, e io ho detto che cosa sta succedendo? Io vedevo lì il counter che aumentava e non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo, perché non riuscivo davvero a capire. E da lì io sono passato ad essere disoccupato a tempo pieno, a rispondere alle interviste del Corriere della Sera, a Repubblica, e mi sentivo tipo Benedetto, cinta. Cioè, davvero non riuscivo a capire come, vi giuro, cioè non riuscivo proprio a capire come, non lo capivo. E quindi poi nulla, vabbè, da lì sono successe veramente tante cose, nel senso che la mia vita è totalmente cambiata, e io non me lo sarei mai aspettato in vita mia, nel senso che da questa cretinata siamo arrivati ad 1 milione, siamo arrivati ad 1,2 milioni, siamo arrivati, cioè è aumentato in maniera esponenziale. Però poi da lì io ho fatto tante altre cose, nel senso che poi inevitabilmente sono diventato molto seguito io, sono stato contattato da varie aziende, tra cui Netflix, che tu dici vabbè, Netflix America, oh mio Dio, che cosa sta succedendo, no? E quindi dici, è possibile che una cretinata possa cambiare così tanto la tua vita? Però appunto, come dicevo prima, nasce per caso. Quindi diciamo che fondamentalmente non c'era da parte mia assolutamente, non c'era minimamente nessun secondo fine. Io l'ho fatto perché faceva ridere me, perché secondo me era divertente. Io sono andato alla mia coinquilina e gli ho detto: ma secondo te sta cosa ti fa ridere? E ho detto: no, è carina, ma così. Io riesco a capire quando è periodo di gite scolastiche, perché ricevo tipo 150 messaggi nel giro di 2 ore, con tutti quanti i messaggi, con i ragazzi che mi mandano i messaggi e mi scrivono: questo secondo me dice questo, questo secondo me dice questo. E quindi io capisco innanzitutto anche l'andamento del turismo, capisco dove vanno tutte le varie scolaresche, e poi effettivamente capisco che le persone entrano nel museo e fanno quello che ho fatto io per gioco. Ci sono molti ragazzi, giovani, 13-14 anni, e persone molto avanti con l'età, che mi fermano per strada. E io dico, ma è possibile? Cioè, nel senso, le mamme, che magari hanno figli molto piccoli, mi fermano e mi dicono, ah, io ti amo! E io non riesco a capire perché. Dico, com'è possibile? Però, effettivamente, poi analizzando in maniera distaccata la cosa, è perché effettivamente l'arte è una cosa che unisce, tutti hanno studiato l'urlo di Munch, cioè
chi non l'ha mai visto, quindi inevitabilmente... Hai fatto parlare? Lullo? Sì. Certo, dice l'1% di batteria. Eh sì, vabbè, perché è la mia faccia, è la mia espressione quando il telefono si scarica. In realtà, cioè, nasce se quando io potessero parlare, e poi, questa è una cosa che all'inizio mi faceva un po' rabbia, poi ho capito che in realtà era un complimento, indiretto, ma era un complimento. Sono nati, se quando io potessero parlare calabrese, se quando io potessero parlare leccese, se quando io potessero parlare... cioè, veramente... Veneto, cioè tutte le regioni, e quindi io pubblico un quadro e poi quel quadro viene adattato in un determinato dialetto, ed è una cosa che si dice, ma sul serio, cioè io pubblico qualcosa e poi la stessa battuta viene adattata in tutti i dialetti d'Italia, ed è incredibile, perché è assurdo, cioè mai me lo sarei aspettato, no? Di avere una così tanta influenza anche sul mondo dell'arte, che non è il mio mondo, che non è assolutamente il mio mondo, e mai mi sarei aspettato che Sgarbi non mi chiamasse Capra, cioè altro piccolo aneddoto, perché secondo me questo è bello da raccontare. Ero a Roma e mi invitano dal TGCom, io vado nello studio, mi siedo su questa poltroncina rossa dove davanti a me c'erano due mazzi schermi e due telecamere con tutti quanti i riflettori intorno. E mi siedo, a un certo punto una voce telecamera mi fa: ciao Stefano, sono Alessandro, presenterò io la puntata di stasera, provo a dirti che abbiamo una sorpresa per te, con noi oggi ci sarà anche Sgarbi. Io ero lì seduto su questa poltrona che facevo un training autogeno e facevo dentro di me, dicevo: no Stefano, tranquillo, andrà tutto bene, non ti chiamerà Capra, è sicuro che andrà bene. Quindi ero lì su questa poltroncina, io ero a Roma, questo signore che presentava la puntata era a Milano, e Sgarbi si è collegato da Venezia, da Genova, credo, sì, da Genova. Quindi a un certo punto io ero lì seduto, morto con le palpitazioni, io sudavo freddo, ma ero veramente impazzito, non sapevo come fare. E a un certo punto lui inizia a dire: no, volevamo farle vedere un po' di quadri, e inizia tutta quanta la carrellata di quadri, e Sgarbi che è seduto lì così, cioè, io sinceramente non capisco questo Corriere cosa fa, sto vedendo le bombe sganciate sulla Siria, insomma, cioè, c'erano problemi di collegamento e lui non riusciva a vedere i quadri. A un certo punto inizia e fa: no, secondo me Guerrero dovrebbe essere introdotto nelle scuole. Così. E lui è come se fosse Duchamp, utilizza la sua stessa, il suo stesso modus operandi, è come se avesse messo i baffi alla Gioconda. Sta parlando davvero di me? E quindi era molto divertente, perché ovviamente io non lo sapevo, non me l'aspettavo, e mi ha fatto i complimenti che non credo che qualcuno nella propria vita possa dire di aver ricevuto dei complimenti da Sgarbi. Non credo. Ora, tendo a capirlo, però effettivamente è un motivo d'orgoglio per quanto mi riguarda. Senti, raccontaci qualche qua. Fammi parlare, sì, sai, fammi parlare con alcuni, ma guarda, dei più famosi. Ma guarda, cioè, il mio preferito in assoluto, anche questo ve la dico, in generale i quadri non mi fanno, cioè quando io vedo un quadro e ci scrivo sotto la battuta, a me non fanno ridere, cioè, non capisco perché, infatti mi dico sempre perché la gente ride, però fanno ridere. Ecco, io vabbè, l'unico che mi ha fatto davvero ridere, cioè che mentre lo scrivevo io ridevo, no, da solo, un cretino davanti al computer. Cioè, praticamente questa donna si chiama La verità che esce dal pozzo di Jean-Louis Jérôme, se non sbaglio, e c'è questa donna che ha una gamba dentro e l'altra fuori, e ha la bocca completamente spalancata ed è completamente nuda,
e sotto io c'è scritto: ah, ma la caldaia! Ti assicuro che la caldaia è completamente evocativa. E beh, perché la caldaia è bella, l'hai chiamata benissimo. Ah, è il desiderio. Però vabbè, questa era una delle mie preferite. Poi c'è l'Assenzio di Degas, che secondo me è quello più concettuale in assoluto, perché l'Assenzio, ce l'avete presente, no? C'è questa donna seduta sul tavolo, adesso lo rifaccio un altro, c'è questa donna seduta sul tavolo, a fianco c'è un signore e lei con una brocca, un bicchiere pieno di Assenzio, sponsoratissimo. E io sotto c'è scritto: è gay. Perché secondo me era perfetto. Ed è incredibile come con due parole si possa esprimere il mondo. Poi io ho pubblicato questo quadro con il Re Sole, Luigi XIV, che sta messo tipo così, con tutta la parrucca, enormi sti fatta con altri bianchi. E c'ho scritto, cioè lui sta così e c'ho scritto: ma quanto mi slanciano sti leggings? E lì è successa una cosa molto divertente. Praticamente questo è successo, che ho fatto una scommessa che sapevo di perdere. Ovvero ho detto: se arrivo a 500.000 di fan in meno di un mese, io vado in giro per Roma vestito da Luigi XIV con i leggings. E questo è successo. Io ho fatto tutta quanta Piazza di Spagna, mi sono fatto via Condotti, mi sono fatto tutta via del Corso fino a Piazza del Popolo con i leggings bianchi, con una giacca damascata come la sua, una parrucca nera e un pezzo di compensato. Ho scritto: quanto mi slanciano questi leggings. E la cosa divertente, però, non era tanto questo, era... erano le persone che in via del Corso mi fermavano e mi dicevano: ammazza, però pubblicità che non mi dai in cazzo. Grazie a te, grazie. We'll be right back.